Questa è la cover che andrà a sostituire quella originale della Toyota. Ed è già integrata con la telecamera. In pratica è un clone della Fitca Mix che sostituisce quella originale, però ovviamente ha questa aggiunta, questa che comunque si integra con l'abitacolo della macchina, invece di avere dei cavi che escono fuori e che si collegano poi sulla telecamera che si attacca sul parabrezza, molto brutta da vedersi. Questa è totalmente integrata. Questo andrà sul parabrezza e quindi sembra uscita dalla casa con la telecamera integrata. C'è anche già la memoria inserita. Bene, l'installazione dovrebbe essere piuttosto semplice, in quanto si tratta di scollegare un cavo e ricollegarne un altro. E questo è il cavo bypass, è il cavo passante che ci permetterà di prendere l'elettricità, la tensione direttamente dall'alimentazione dei sensori posti sul parabrezza della macchina. Viene fornita anche una penna per leggere la scheda di memoria e un utensile per staccare più agevolmente la cover originale. Ci sono altre istruzioni e questo è quanto. Vediamo di installarla insieme. Allora, per prima cosa dobbiamo sganciare questo coperchietto, questa placca, per poi sfilare quest'altra, quella più grossa, il corpo principale. Quindi proviamo a sganciarlo. Ecco, è uscito fuori senza danni, era appoggiato, cioè bloccato con queste due linguette. Spegniamo l'auto perché andiamo a rimuovere i cavi. Adesso quello che dobbiamo fare è sganciare queste linguette e applicarle sulla nuova cover. Una volta sganciate, le applichiamo sulla cover della Fitcam. Una e due. Allora, ti scolleghiamo a questo cavo. Colleghiamo il Fitcam. Bene. Ricolleghiamo questo originale Toyota sul cavo passante della Fitcam. Ecco fatto, collegato. E adesso colleghiamo il cavo alla Fitcam in questo modo. Ecco, ho collegato. E adesso reinstalliamo la nuova cover. Ecco, abbiamo riapplicato la cover, la nuova cover, quella della Fitcam. E adesso riapplichiamo la mascherina. Ecco, ad installazione completata, come apparirà il vostro abitacolo. Praticamente
praticamente non incide minimamente sulla visibilità, in quanto rientra nella sagoma della placca, della cover originaria. Si nota leggermente in questo aspetto qua, è giusto il profilo inferiore. Sono i due tasti per degli interventi manuali. Quando accendiamo l'auto, dovrebbe cominciare, ecco, a registrare con la spia rossa.